Dottore Bartolo, lei è stato è medico di un comune di frontiera, anche se la sua esperienza negli ultimi anni ha toccato praticamente tutte le parti d'Europa. Ma che cosa manca ai comuni, anche quelli che non sono comuni di frontiera, per fare in modo che esista una vera accoglienza, non soltanto per l'immigrato, ma anche proprio per chi ne ha bisogno? Cosa bisogna? Bisogna un po' ispirarsi a dei valori che sono anche, stanno alla base della nostra Costituzione, ma anche alla base dell'Unione Europea, perché i padri fondatori si sono basati su quei principi che sono l'accoglienza, la solidarietà. Addirittura l'articolo 80 dei trattati parla di condivisione delle responsabilità e solidarietà. Queste sono due parole straordinarie, bellissime, noi dovremmo riferirci a questo, a tutto questo. Quindi basta applicare quelle che sono le norme già esistenti e un po' di umanità, perché devo dire che l'umanità un po' l'abbiamo persa. Io dico che per quello che sta accadendo nel Mediterraneo, quello che sta accadendo lungo le rotte in cui queste persone arrivano per cercare un po' di aiuto e avere una possibilità di integrazione all'interno dell'Europa, purtroppo io dico che l'umanità sta naufragando, è l'umanità intera che sta naufragando, non solo queste persone. Quindi dobbiamo cambiare indubbiamente, come dire, visione rispetto al fenomeno della migrazione. Questo lo dobbiamo fare perché abbiamo una grande responsabilità, perché se queste persone sono costrette, dico costrette, perché non è che vanno in vacanza, sono costrette sapendo pure di dover morire, sapendo tutti i disagi e le sofferenze, le violenze che dovranno affrontare, è perché sono state costrette dalle guerre, costrette dalla fame, dalla miseria, dalle persecuzioni, dai cambiamenti climatici. E certamente tutto questo ne abbiamo la responsabilità noi, cioè dire il mondo occidentale, il mondo, come si dice, civilizzato. Noi abbiamo questa responsabilità. Noi siamo stati che nel passato, fin dalle origini, siamo andati in quei paesi, dove li abbiamo schiavizzati, colonizzati, depredati, derubati, gli abbiamo tolto anche la dignità e costretti anche, attraverso i cambiamenti climatici, di cui noi abbiamo la responsabilità, a lasciare il proprio paese, a lasciare i propri affetti, le proprie famiglie, per cercare un po' di serenità, cercare di sopravvivere, cercando anche di mantenere le persone che hanno lasciato. Questo noi non glielo dobbiamo consentire, è un nostro dovere, una nostra responsabilità. Quindi bisogna avere una visione diversa rispetto al fenomeno dell'emigrazione, anche perché non possiamo dimenticare che noi siamo figli di questa emigrazione. Siamo figli di queste migrazioni, noi nasciamo dall'incrocio, dall'interazione di tutti questi popoli che nel Mediterraneo si sono incrociati, si sono scambiati culture, si sono cambiate tradizioni, saggezza, sapienza, DNA, tutto, e dalla quale, da questi incontri, siamo nati noi. Noi siamo figli di tutto questo, non possiamo, ecco, negare o, come dire, non capire tutto ciò. Ecco allora che bisogna sia l'Europa, sia noi, sia ogni popolo, ogni persona deve, ecco, far emergere quella parte umana, cosa che stiamo perdendo, che l'Europa sta perdendo. Certamente io mi sto battendo per questo in qualità di, come dire, europarlamentare, vicepresidente della Commissione Libe, ma nonché anche diciamo, componente di alcune commissioni che si occupano della migrazione. Sono per esempio io il relatore ombra per il gruppo dei socialdemocratici europei quando riguarda il patto sulla migrazione, un patto che deve essere cambiato, cioè dire finalmente l'Europa deve far emergere, oltre che il volto, come dire, quello razionale, quello, il volto della mente, ma anche quello del cuore, cioè dell'umanità. E quindi se facciamo questo facciamo, come dire, onore all'umanità intera. D'altronde l'Europa deve far emergere, l'Europa è qualcosa di straordinario, è il continente della democrazia, il continente della libertà e della libera circolazione, certamente difetta in qualche, diciamo, in qualche cosa, e quello dobbiamo cambiarlo, dobbiamo far emergere il volto umano, cioè dell'Europa deve capire, ma ogni popolo, ogni città deve capire che al centro di tutto deve esserci l'essere umano. E quindi fate emergere quei valori che ci appartengono, che ci accomunano e che sono la solidarietà, che sono l'accoglienza, che sono la fratellanza, il rispetto dei diritti umani, il rispetto dello Stato di diritto. Questi sono i valori che ci accomunano e questa è la strada che noi dobbiamo intraprendere. Perché se togliamo queste cose, cosa resta? Sono queste le cose che danno un senso alla nostra vita. Ascolti, lei oggi è qui anche per sostenere la candidatura di Franco De Domenico. Ecco, i comuni, a livello dei comuni, qual è l'opera che i sindaci possono fare anche per fare in modo che questi valori comunque non vadano dispersi?
Ma i sindaci ovviamente devono fare, devono avere un'attenzione particolare per le persone più fragili, più deboli, per la società civile, per quelle che sono state quasi emarginate e dimenticate. Hanno questo compito e sicuramente io credo, ma sono certo che Franco De Domenico, che è il candidato sindaco, io sono venuto a sostenere come sto facendo per altre realtà, sicuramente questa visione ce l'ha. Lo ha dimostrato, è una persona che insomma, è un professore universitario, una persona che ha una certa cultura, che si basa su quei valori che ci appartengono e che sono quelli che danno un senso alla nostra vita, quello che ho detto prima, cioè dire l'accoglienza e un rispetto verso chi soffre, più deboli, che non sono solamente i migranti, sono anche i nostri, sono gli anziani, sono i giovani, quindi bisogna avere un'attenzione particolare soprattutto per quelle categorie così fragili. E sono certo che lui si occuperà di tutto questo, lo ha dimostrato nel passato e quindi ecco che dobbiamo sostenerlo. E abbiamo una possibilità, abbiamo un'arma potentissima per poter dare quelle risposte che questa città vuole e che è una matita e una croce, o per come vuole. E quella deve essere sicuramente una scelta importante, una scelta, come dire, oculata, e questa scelta si chiama Franco De Domenico con la sua squadra.